Gregory ritengo che sia difficile che lo possiamo recuperare, ha avuto un ulteriore attacco frebile, quindi ritengo che sia molto difficile. Mendici no, penso che non ci siano problemi. Ecco, dopo la partita di Carrara, la sua squadra si presenta nella condizione anche psicologica migliore per affrontare una squadra che, insomma, è una squadra quadrata e che cerca i punti salvezza. Prato è una buona squadra, sicuramente non merita la posizione di classifica, anche se è un campionato difficilissimo, una squadra esperta, quadrata, giocatori importanti, Cavagna, Serrotti, Corvesi, Ghidotti, Chinassi, davanti qualche giocatore che abbiamo cercato anche noi, tipo Regolanti, hanno una squadra forte, cioè, senza ombra di dubbio. È un campionato difficile, per noi è una partita difficile, noi siamo consapevoli di vivere un buon momento, quindi andiamo a fare la nostra partita con estrema tranquillità, con le nostre convinzioni. Un momento di grande entusiasmo, un momento che stiamo facendo benissimo, quindi vogliamo ribadire questi concetti anche in un campo difficile contro un'ottima squadra. Se parliamo di playoff siamo da manicomio, quindi andiamo a creare soltanto delle situazioni, dei voli pindarici e delle situazioni illusorie che non esistono. Purtroppo nel calcio si passa da eccessivo, diciamo in situazioni negative ad entusiasmo illimitato. Questa è una squadra che dovesse mantenere la categoria, abbiamo fatto un capolavoro, quelle erano le intenzioni, le indicazioni societarie su quello che abbiamo costruito la squadra. È normale che stiamo facendo oltre ogni più rosea aspettativa, è normale che poi se andiamo a vedere i punti che abbiamo lasciato per strada, a volte per deficienza nostra, a volte per situazioni astrali di notevole entità, di tutti gli infortuni che abbiamo avuto, questo è un anno che stiamo facendo un capolavoro. La salvezza non l'abbiamo assolutissimamente ancora ottenuta, l'abbiamo ipotecata. Questo non significa che noi ci tireremo indietro, perché se conoscete Capuano, io se posso fare un punto in più lo faccio. È normale, noi vogliamo migliorare la classifica. Su questo non c'è ombra di dubbio, quindi ogni partita per noi sono 11 finali e ogni partita la faremo al massimo delle capacità fisiche, mentali e soprattutto delle capacità morali. Su questo non c'è ombra di dubbio. Noi ogni partita la giocheremo come se fosse la partita della vita. Lo dobbiamo alla proprietà, lo dobbiamo ai tifosi, lo dobbiamo alla città, lo dobbiamo a tutti. Quindi su questo non c'è ombra di dubbio. Abbiamo deciso in questo modo, basta. Cioè, non posso dire assolutamente che è una mia scelta, perché altrimenti sarei un ipocrita. Ho sentito che la soluzione del campo di Viarno è ottima, voglio dire, spero che chi l'abbia detto non abbia conoscenza intrinseca nel mondo del calcio e soprattutto che abbia una conoscenza semantica dei terreni di gioco, perché è vergognoso che una squadra di Lega Pro e del valore dell'Arezzo si possa allenare su quel campo.